schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online, clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre, matalo, matalo, camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube, se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e oggi vi porto un video di aggiornamento chiaramente, per quanto riguarda il Money Glitch da fare da soli, che nonostante i server abbiano fatto cilecca è ancora funzionante. Allora, che cosa ci serve? In pratica dobbiamo avere un appartamento come nei vecchi glitch. Comunque vi lascerò qui in alto a destra la scheda con tutti i video correlati. Adesso cliccateci sopra ora e quindi torniamo al video. Di che cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di un veicolo speciale, potremmo farlo anche con la Deluxe, però con la Deluxe ci dovremmo buggare in continuazione e quindi potrebbe risultare un problema. È già difficile buggarsi, quindi figuratevi se dobbiamo buggarci più di una volta. Comunque sia, potete farlo anche con la Deluxe, solo con la Deluxe. Quindi dovete avere un appartamento che sia, diciamo, vicino a un'attività di quelle lì gialle o di quelle lì viola, insomma, di quelle attività lì che ci bloccano il conteggio quando andiamo a entrarci dentro. Io qui sono entrato dentro un colpo, però comunque non ho voluto tagliare il video perché ho detto lo lascio integrale, magari lo mando in velocità però lo lascio integrale, e quindi l'ho lasciato così. Mi sono teletrasportato nuovamente, perché è quello che dovete fare voi, no? Quando avete il colpo di tessere vi teletrasportate in centro e siete di nuovo pronti a fare il glitch. Controllate sempre che c'è il blazer o il veicolo che state usando e siamo pronti a rifare il glitch. Premiamo e carichiamo l'attività del colpo Domus Dei per due volte di fila, come ho fatto io adesso, e aspettiamo la popolazione della sala, 2 di 4, 3 di 4. Quando vediamo che la sala si sta popolando, corriamo verso il pallino azzurro, verso il cerchietto azzurro che abbiamo in casa, dopodiché facciamo cerchio per tornare indietro e andiamo veloci subito su uno di questi punti qui, se lo abbiamo vicino ovviamente. Se non l'avete vicino, ragazzi, io penso che tutti abbiate un appartamento alle Clips Tower, insomma. Come avete visto, lo stile è buggato. Comunque dicevo, se non l'avete vicino, compratevi un appartamento alle Clips Tower, ragazzi. Boh, ho detto col fischio, non so se si sentirà, però io l'ho sentito. Comunque sia, torniamo al video. Quando vi siete buggati, andate allo Santos Custom, riparate se c'è da riparare e non fate nessun altro cambio. E quindi potremmo continuare a fare il glitch, ragazzi. Allora, qui vi mostro la data in cui io ho girato il video, poi mi sono perso un attimo nell'editing, però vabbè, capita, no? Quando uno sta lì si perde, almeno io mi perdo. Quindi torniamo nel nostro CEO, nella nostra clubhouse dove stiamo facendo il glitch, e continuiamo a fare il glitch ovviamente nel nostro garage, dove andremo a fare la duplicazione. Dovremo avere un'auto da duplicare e delle LG RH8. Possiamo averle anche in un altro garage, ragazzi, non è che le dobbiamo avere per forza qui, però badate bene, l'altro garage deve essere pieno, perché altrimenti vi bagherete in una schermata nera e lì rimarrete all'infinito. Quindi a questo punto che cosa facciamo? Entriamo nel meccanico, nell'officina, andiamo a fare un cambio targa. Io qui cambio il colore, ma per sempre per un fattore mio, chi segue i miei video lo sa perché cambio colore per riconoscere le mie duplicazioni, quando le ho fatte, in che giorno le ho fatte. Sì, voglio sapere pure i peli al culo delle auto, se no non va bene. No, scherzo ragazzi. E quindi cambiate la targa, fate in modo di avere una targa personalizzata. Se non l'avete, usate il centro operativo
per mettere una targa pulita, scendete dall'auto una volta cambiata targa, risalite sull'auto, premete freccia destra e vi porterà in garage e la duplicazione sarà avvenuta. A questo punto, ragazzi, molti di voi, come ho già detto nei video precedenti, si lamentano che non gli spawnano le auto, si lamentano che... Quindi, che cosa dovete fare, ragazzi? Allora, chi ha l'Arcadius non ha nessun problema. Chi non ha l'Arcadius, faccia questi passaggi o comunque chiami, entri nel colpo di Lester, quello che io sono entrato all'inizio, e vi spawnerà fuori l'auto. Allora, come vedete qui, l'auto già non c'è più dentro il garage, io sono passato solamente in un altro garage. Però per sicurezza, se non siete sicuri, andate fino all'ufficio e poi scendete in strada, ragazzi, è semplicissimo. Come vedete, neanche qui c'è l'auto. Andremo in strada e troveremo la nostra auto. Come ho già detto, per chi non gli riesce, entrate nel colpo di Lester, quello che avete nell'appartamento, e vi spawnerà l'auto sotto l'appartamento. Ovviamente dovete avere il colpo attivo e dovete avere l'appartamento lontano da dove state facendo il glitch, perché altrimenti l'auto non vi spawna su. Quindi, come ho già detto, potete metterla in qualunque garage purché sia pieno. Io la sto rimettendo qui nel mio CEO per comodità, per essere un po' più rapido. E il glitch è fatto, ragazzi. Che altro aggiungere? Nulla. Approfittate di questo glitch perché non so quanto durerà, penso forse fino a giovedì, come può essere di nuovo. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video. Ciao a tutti.